Le notizie di oggi. La musica di sempre. GRP. Giornale Radio Piemonte. Ci colleghiamo con Visit Langheroero in Monferrato. E allora, dato che si avvicina l'anniversario dell'Unità d'Italia, ecco che scopriamo che uno dei papà della nostra bandiera del tricolore è del Monferrato. Allora, a questo punto andiamo direttamente nel paese natale, che è Castellalfero, con il sindaco Elisa Merio. Buongiorno sindaco, benvenuto su GRP. Buongiorno, grazie a voi. Allora, ho detto tutto giusto? Il papà del tricolore, quindi della nostra bandiera, è piemontese. Sì, ha detto giusto, uno dei papà, perché dobbiamo essere onesti, assieme al nostro Giovan Battista De Rolandis, che appunto nacque a Castellalfero, c'era anche un altro ragazzo di Bologna. Vabbè, ma l'unione fa la forza, noi non abbiamo niente contro Bologna, anzi è una città che amiamo tantissimo, ma scopriamo qualcosa di più rispetto a questo personaggio di cui si sa veramente poco, cioè dovremmo andarne fieri e dire noi abbiamo inventato la bandiera Italia, c'è cioè quelle robe lì, invece non lo sappiamo neanche a momenti. Sì, è il nostro orgoglio che però appunto rimane tante volte chiuso nel cassetto. Allora, per raccontare la storia della nascita, diciamo, del tricolore, dobbiamo andare nella seconda metà del Settecento. Proprio un nostro concittadino, Giovan Battista De Rolandis, di una famiglia aristocratica, esiste ancora il palazzo di famiglia lì a Castellalfero, venne mandato a studiare in quelle di Bologna, dove conobbe appunto Luigi Zamboni. I due ragazzi erano comunque molto ispirati alle idee libertarie, sicuramente contro quello che era all'epoca il dominio dello Stato pontificio, certo. Era estremamente oscurantista. E, insomma, per farla breve, perché poi vogliamo che veniate a conoscere la storia direttamente di Castellalfero, i due ragazzi assieme a altri studenti, perché loro appunto frequentavano l'università, il collegio della Viola, tentarono un'insurrezione contro quello che era appunto lo Stato pontificio, insurrezione che poi purtroppo finì negativamente e ebbe anche proprio delle ripercussioni sui due ragazzi. Ma la cosa sono peculiare è che per contraddistinguere questo gruppo di studenti loro idearono delle rosette, le chiamavano, praticamente delle coccarde fatte di stoffa, certo, arricciata su se stessa, un po' alla maniera, insomma, siamo nel periodo anche della Rivoluzione Francese, si ispirarono un po' ai Cugini d'Oltralpe e i colori scelti furono il bianco e il rosso, che erano i simboli sia della città di Assi che quella di Bologna, e il verde come simbolo di speranza. Ma che bella storia! dovremmo studiarla dall'asilo questa cosa qui, noi che abitiamo in Piemonte, ma in realtà è tutta Italia, perché poi di fatto il tricolore è un simbolo italiano di cui andiamo completamente orgogliosi ancora oggi. C'è un museo, immagino che gli abitanti di Castellalfero la sappiano questa storia tutti quanti. Sì, noi la sappiamo, e la cosa bella è che comunque una delle croccocarde utilizzate all'epoca furono recuperate, wow, e donate alla famiglia, e quindi gli eredi sono ancora loro possessori di questa della croccarda, che attualmente è stata data in comodato e la potete visionare al Museo del Risorgimento a Torino. Ma che bello! Grazie per questa storia incredibile, il sindaco Elisa Merio, sindaco di Castellalfero in provincia di Assi, mi stavo impappinando, e grazie ovviamente a Visit Langheroero e Monferrato, che ogni settimana ci racconta delle chicche incredibili. Grazie sindaco, a presto! Grazie a voi, buona serata! GRP.